If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Well, what's to be, they say, will be. Samuele Vichi, su quella volta Riccione, Riccionese Doc. Allora, già Riccionese Doc è... ti sta stretto. È, no, imbarazzante, perché comunque non perché non si ami Riccione, però diciamo che è un aggettivo che per certe persone che sono cresciute qua e sono formati qua è molto riduttivo, perché insomma qualifica un po' in un senso che io ho percepito sempre negativo, equivalente insomma è un po', no, il fighetto, il rizzonese, il fighetto, no? Anche tra le varie cittadine qua della Riviera, quindi è vero, sono rizzonese, docker, non saprei dirti, e diciamo che sono nato a Rizzone, ecco, e sono cresciuto qua, è molto più... Ti senti più... Molto più rassicurante come idea. Ecco. Sei un musicista, ami la musica, quindi la tua formazione è all'insegna della musica. Un po' a Riccione si respira nei racconti di tutti gli intervistati, c'è sempre questa colonna portante che è la musica. E allora in realtà partiamo da prima, anche qui, allora musicista nel senso che mi sono dedicato per tanto tempo alla musica, mi dedico tuttora, e no, con un gruppo ho studiato uno strumento che è la batteria. Qui dopo anche qui il termine musicista è troppo aulico per come mi sento io, per insomma anche il percorso che ho fatto, insomma. Però anche, diciamo che mi sono dedicato sia alla musica, che è tuttora una grande passione, e però anche qui a Rizzone non... almeno negli anni in cui sono cresciuto io, non ho, certo non sono stato aiutato dall'ambiente, insomma non l'ambiente musicale, se non, come tutti sappiamo, quello delle discoteche, che è musica per carità, però non è un ambiente in cui può crescere in modo sano un musicista, per cui mi sono dovuto, ci siamo dovuti con insomma, i miei colleghi, amici, musicisti, insomma, arrangiarci, sono dovuta sudare, secondo me, più che in altri contesti, insomma. Ah, perché è strana come cosa, nel senso che la prima volta che viene fuori, in realtà sembra invece il luogo, o almeno così mi è stato raccontato, insomma, dal quale luogo molti sono, addirittura si sono lanciati. Da Rizzone come musicisti? Sì, non ti risulta. Ti hanno raccontato delle bugie, perché anche perché, non so se ti viene in mente un esempio di una realtà musicale uscita da Rizzone. Poi ci sono stati molti musicisti, è vero, forse soprattutto negli anni 60-70, insomma, che io non ho vissuto perché sono nato in quel momento lì, però... Insomma, ci sono numerose testimonianze di un circuito musicale, no, legato ai dancing, no, che oggi noi rapportiamo il nome dancing alla balera, no, come un locale per anziani dove mettono su della brutta musica. In realtà quella del dancing era una tradizione gloriosa qua, no? Passavano grandi musicisti anche a livello internazionale,
quando sono stato ragazzo io quella cosa lì era già scomparsa, no? Insomma, c'erano delle grandi discoteche dove però non, diciamo, era musica passiva, non si poteva essere, intraprendere un percorso attivo di musicista, tant'è che col gruppo abbiamo dovuto iniziare poi a girare per l'Italia. Gruppo quale? Coin O'Brien, e anzi a Rizzoni penso che la prima volta che siamo riusciti a suonare sia stato dopo 15 anni di attività. Abbiamo dovuto girare altrove, abbiamo dovuto cercare noi, ecco, degli ambienti musicali, e producendo qua la nostra musica ma portandola altrove in realtà. Poi dopo c'è stato un tardo riconoscimento da parte della comunità della nostra attività, però insomma non è stata una cittadina quella direzione che ha incentivato la musica a partire dalle sale prove, dai locali, dalle manifestazioni, insomma. A me non è pervenuto questa città della musica, che forse fu. Ecco, questa cosa qui. Fu, quindi ovviamente tu appartieni a quella generazione che non ha poi goduto di questa, di cui si fa tanto parlare, no? Quella volta Riccione spesso ricorda, e tutti che appunto collegati a quel momento storico in cui, ecco, i grandi, si parla di nomi importanti, da Lucio Dalla in poi, sì, però fischi, il figlio riccionese dice altro, nel senso che forse è un po' come ricalcare il Nemo profeta in patria, per cui... Sì, dopo non... così magari suona anche come discorso, no? Scontato, malinconico, no? Una volta era meglio, però per quello che ho vissuto io è un dato oggettivo che non sia stato questo interesse da parte, no, della comunità cittadina verso la musica di un ragazzo, insomma. Poi dopo in realtà Rizzone è pieno di ragazzi che suonano, ci sono anche, adesso poi negli ultimi anni sono nate moltissime scuole di musica, ad esempio, però tu, cioè, anche lì rimane un discorso privato, nel senso, se tu vuoi costruire il tuo percorso musicale lo fai, però deve venire da te, insomma, non è che ci sono degli incentivi, no, culturali a farlo. Che sviluppi, però ti devi arrangiare molto. L'esperienza invece del gruppo a un certo punto va a finire, però ha avuto una bella esplosione, perché è stato importante come percorso, come, insomma, esperienza. Allora, come esperienza personale è stata impagabile, è stata anche, secondo me, anche importante, insomma, esperienza artistica che ha dato grandi soddisfazioni, insomma, secondo me è qualcosa che ha lasciato un segno, ecco, che valsa la pena di fare, che sia finita, non si sa di sicuro, si è interrotta, questo, quelle cose nella vita sappiamo tutti. Sappiamo quando iniziano, non sappiamo mai quando finiscono, se ritornano. Però è stato qualcosa di che, insomma, mi ha segnato molto, ti segna molto, no? Perché comunque quando tu inizi a suonare sogni di no? Di vivere per quello e di quello. E per un periodo questa cosa si è realizzata, quindi posso dire di aver vissuto da questo punto di vista qua, e con mille difficoltà, perché comunque, no, le cose che ti appassionano comportano sempre grandi difficoltà, e, però ripeto quello che dicevo prima, insomma, è stata una cosa che è nata qua, ma si è sviluppata.
cosa al di fuori di qua, al di fuori di qua, attraverso tante piccole realtà che poi nelle quali poi siamo cresciuti, no? Sono un po' sempre più ampliate queste realtà fino a trovare, diciamo così, un circuito significativo di quello che si stava facendo. E niente, però insomma che la nostra attività sia stata dovuta al fatto di essere nati qua, assolutamente, assolutamente no, anzi. Quanto è importante per te la musica nella tua vita, nella tua esistenza, al di là poi dello sbocco che comunque ti ha fatto credere, sognare per un certo periodo? Quanto oggi è importante e se la coltivi ancora, la pratichi? Ma la pratico e la coltivo ancora, faccio altre cose, mi sto togliendo degli sfizi personali e separati dalla musica come lavoro, ecco. Quindi insomma, in totale leggerezza anche. La coltivo ancora, per me è ancora molto importante, soprattutto ascoltarla. E probabilmente lo era molto più importante anni fa, nel senso che era anche consolante la musica, cioè mi ci identificavo molto di più, ecco. Adesso la amo, l'ascolto, la cerco ancora, però non... In questo momento sta prevalendo la letteratura tra le mie arti predilette. A proposito di letteratura, tu hai coltivato un altro sogno, che è quello di essere professore, perché tu parallelamente alla musica studiavi, quindi le due cose erano interconnesse, no? Sì, diciamo che è tuttora un'altra passione ardente, quella della letteratura, quindi ho studiato letteratura e sono riuscito poi a insegnare letteratura, che è una cosa che mi appaga moltissimo e continuo a vivere di letteratura, nel senso di libri, a scrivere anche mie cose in realtà personalissime. E non ho mai disgiunto, insomma, le due cose, nel senso che sono sempre andate di pari passo la letteratura e la musica. Adesso sta prevalendo un po' più l'altro aspetto, un po' per quello della letteratura, un po' per avere, insomma, lasciato, no, anche l'attività intensa della musica, ma anche perché, insomma, trovo più risposte, ecco, nella letteratura. E quindi, diciamo così, anche lì ho avuto da un lato la fortuna, dall'altro in realtà me la sono cercata, la fortuna, la possibilità di, no, di fare una passione anche un lavoro, per cui quando vai a lavorare non ti accorgi che stai lavorando, stai coltivando la tua passione. Questo penso sia impagabile, e sia la letteratura che la musica hanno questa grande possibilità, no? Che ti offrono questa grande possibilità di vivere, perché fondamentalmente quando c'è il tuo lavoro, la tua passione, stai vivendo, il tuo tempo è tuo, ecco. Diciamo che sarebbe auspicabile in generale, nel senso che è difficile trovare chi riesce a fare tutto questo, perché sembra banale e scontato, in realtà fare qualcosa per vocazione, perché si sente nelle corde, come quello per esempio di insegnare, perché tu oggi sei un professore. E in un modo come questo intanto è raro che possa accadere che per vocazione, perché si ama quel lavoro,
nel mondo della scuola soprattutto si sente solo Sì. lamentela, parlare male, professori che non ci sono, professori. Invece a me risulta qualcosa di diverso per quanto riguarda il tuo talento all'interno della scuola. Adesso Voci di corridoio dicono. mi prendo il complimento, però non sono io che me lo devo dire, però io credo questo, in generale, che quando sei appassionato di una cosa e soprattutto sei disinteressato nel farla, poi questa cosa arriva agli altri, no? E soprattutto a scuola, insomma, dove ad esempio un ragazzo se ne accorge subito. Se te sei una persona, se sei un insegnante appassionato della tua materia, ma anche appassionato della vita, nel senso che poi non sei lì solo a spiegare, analizzare, raccontare dei libri, ma sei lì anche a raccontare com'è la vita, no? Attraverso i libri. E loro questa cosa qui la percepiscono subito e si appassionano anche loro se tu tocchi le corde della loro vita. Se vai lì per, insomma, per battere il cartellino, è meglio restare a casa, diciamoci la verità. E nella scuola, come in altri ambienti, ci sono, no, sia persone appassionate, disinteressate, che persone che vanno a battere il cartellino, insomma. Quindi, Quanto però, ecco, è importante che a livello scolastico ci siano più persone che magari scelgono di fare questo, tra virgolette, mestiere, perché secondo me anche quello è vocazione, una missione, eccetera, eccetera. Però quanto è importante che se tu mi dici che il ragazzo immediatamente percepisce, quindi essendo una spugna, forse ha bisogno sempre più di persone che fanno per vocazione, perché altrimenti qui la società sta andando in una direzione sempre più pericolosa, perché i ragazzi, ecco, non amano la letteratura, sono sempre più immedesimati e tutt'uno col cellulare. Tu invece mi parli di letteratura, di libri, di leggere, eccetera. Allora i tuoi alunni sono diversi dagli altri. no, io penso che i ragazzi, tolto, sono anche situazioni drammatiche, no? Che hanno origini, no, familiari, sociali, per cui sono anche ragazzi che hanno veramente bisogno di aiuti, che sono, che devono essere importanti e specializzati, no? Per molti problemi. In generale, io incontro dei ragazzi che sono, diciamo così, demotivati in generale, non solo nella lettura, ma nella vita, e che non vedono un futuro, che non riescono a concentrarsi, sono iperattivi, iperdistratti da tutti i marchingegni che hanno intorno, e tu devi arrivare ad attirare la loro attenzione. Per farlo, oltre a una buona dose di pazienza, ci vuole appunto una sensibilità per parlargli di loro stessi, no? Attraverso, nel mio caso, attraverso i libri, perché comunque, insomma, i libri sono portatori, no? I grandi libri di messaggi umani, universali, che parlano a tutti, per cui bisogna utilizzare quei messaggi per stimolarli, anche per, a volte anche per traumatizzarli. A volte ci vuole anche un trauma, no? Ad esempio, non bisogna bandire, secondo me, dalla scuola i grandi temi, no? La morte, la felicità, non se ne parla mai. Così scontati, no? In realtà non se ne parla mai. Invece io ho notato, insomma, negli anni, che loro hanno bisogno invece di parlare di queste cose, dell'amore, di cui non conoscono assolutamente il linguaggio, il proprio emotivo, no? Quindi, secondo me, questo qui è un modo per arrivare a loro, che si arriva un po' con l'esperienza, insomma, un po' con la tua sensibilità. Poi c'è da dire che, questa è una mia personalissima opinione, che molto lavoro andrebbe fatto anche a casa, no? Da parte dei genitori, che è un lavoro che ultimamente vedo molto carente, per cui
molti di questi ragazzi arrivano a scuole che sono davvero recuperabili per delle carenze, no? Educative, quelle che possono venire dalla famiglia, perché tu non è che puoi andare ad allevare una classe di 30 persone, lo puoi fare a scuola, ma è un tempo limitatissimo, ecco. Oggi si giudicano molto i giovani, è tema attualissimo quello delle baby gang. Qui a Riccione spesso e volentieri diciamo, assistiamo, ascoltiamo insomma, notizie di questo genere. È chiaro che non si può giudicare un ragazzo se diventa sempre più violento. Probabilmente c'è da farsi una domanda: in che cosa abbiamo sbagliato? Ecco, tu parlavi di famiglia, parlavi di scuola, ma quanto può essere di supporto la scuola e la famiglia? Cioè, nella crescita questo ragazzo perché sta diventando sempre più violento, secondo te, che sei a contatto quotidianamente con i ragazzi rispetto a prima? C'è più violenza, c'è più voglia di andare oltre determinati limiti, ma di chi è la responsabilità? Perché Questa è una domanda da 1 milione di dollari e ci vorrebbe un sociologo per questo. Io posso dare una mia umile opinione che cioè, la violenza è semplicemente no, una forma distorta di sfogo, no, delle nostre pulsioni. Solitamente la violenza nasce da una frustrazione, dal sentirsi incompresi. Io vedo questi ragazzi che quando, al di là delle baby gang, no, che è il nuovo fenomeno dell'estate qui a Rizzone, però è il corrispettivo del bullismo a scuola, no? Come tutti sanno, il bullo in realtà è il ragazzo più debole e più emarginato che per non sentirsi tale si impone sugli altri. Quindi penso che anche nel caso delle baby gang sia questione di ragazzini molto deboli, molto fragili e secondo me anche molto frustrati che trovano un senso nella pulsione più primitiva, no? Che è quella della forza, della violenza, del sopruso. E lì è una questione prettamente sociale. Ho letto un articolo l'altro giorno, insomma, dove questo sociologo, la sua analisi era, secondo me, un po' limitata, però ci può essere del vero, in questo maledetto periodo dove, insomma, già i giovani non vedevano un futuro roseo, no? Per diversi motivi che conosciamo. Si sono visti calare addosso questa pandemia e secondo me stanno esprimendo una rabbia che non ha confini, che è anche preoccupante, nel senso che se noi pensiamo, no, alla nascita ad esempio delle grandi dittature, no? Pensiamo gli squadroni fascisti, cos'erano? Erano rancori sociali, no? Di una guerra persa, di una società allo sbaraglio. In quel caso lì era organizzata politicamente, adesso è anarchica, nel senso che ognuno si sfoga come può, e quello è il modo più facile. E a scuola, appunto, ad esempio, il fenomeno del bullismo, che è sempre più diffuso. E l'origine penso che sia questa. La scuola ha degli strumenti che però sono secondo me impotenti perché per combattere, no, come si dovrebbe questo fenomeno. Le famiglie non lo so perché io non ho figli, quindi non saprei non giudicare, ma valutare, perché in realtà manca, forse manca la famiglia, manca, però anche dire questo è riduttivo, perché poi anche se c'è la famiglia, molto spesso il ragazzo risponde a modo suo.
perché abbiamo anche internet che forse ha dato un contributo per molti aspetti positivi, Sì. per Ecco, tanti negativi. lì è un altro. Sì, infatti questo è un discorso, potremmo parlare per dei Esatto. giorni, sicuramente. E questi ragazzi, io li vedo molto abbandonati. Io ho dei ragazzini che ad esempio stanno svegli tutta la notte, per cui dormono giustamente di giorno a giocare ad esempio a dei videogiochi che nella maggior parte dei casi sono di una violenza inaudita. Si guardano dei film di una violenza inaudita. Vivono in una società che è di una violenza inaudita, no? Per cui un ragazzo viene subito contaminato, no? Da quello che è intorno. E vivono in una società prevaricatrice, no? Cioè loro sono abituati che, insomma, sono convinti in tantissimi casi che l'obiettivo della loro vita sia acquisire potere per far cosa? Per sottomettere l'altro come scopo di vita, per cui è una società violenta, anche questa è una forma di violenza, no? È una società molto irrispettosa la nostra, no? Per cui a loro probabilmente sembra anche normale attezzarsi così. Dopo c'è il problema, no? Il cane che si morde la coda. Loro poi, no, perpetreranno questo atteggiamento probabilmente sui loro figli. Tu mi chiedevi da dove iniziare? Io a scuola inizio facendo il mio. Però sono da solo, probabilmente bisognerebbe iniziare, no? A essere in tanti, Essere in in tanti, a fare il tante. pro bene il proprio, ecco. Perché non penso che ci sia una soluzione che si possa istituzionale, che si possa venire dall'alto. Amare prima di tutto ciò che si fa e quindi saperlo trasmettere. Tu nel tuo piccolo comunque sei soddisfatto perché una volta mi hai fatto leggere una lettera che ti hanno scritto i ragazzi e magari mi piacerebbe che almeno un passo di questa lettera tu Sì, ce la adesso leggessi. Ecco. sembra che l'abbia portato dietro apposta Invece il caso ha per te, voluto. invece sta marcendo questa lettera, Ma se ce l'ho veramente anche ancora. l'altra volta tu l'hai tirata fuori dal portafoglio perché la porti sempre dietro. Sì, E la porto quindi sempre dietro significa. perché è importante, vale Esatto. più di 1 milione di dollari. Adesso non so che In che stato è, se in che stato l'inchiostro, è però io la anche. proteggerei. Tesoro, che sono le firme dei miei ragazzi. Questa è una lettera che ad esempio mi ha scritto una prima quest'anno, quindi in realtà ci conoscevamo da molto poco. E insomma, un bel giorno mi hanno portato questa lettera a scuola. Ha fatto molto piacere, anche perché io con loro parlo sempre del fatto che l'obiettivo della loro vita non deve essere, no? Arrivare a fare un lavoro nel quale guadagnino tanti soldi e che non amano, e riuscire a fare quello che amano, il discorso di prima, no? E quando mi hanno consegnato questa lettera, io gli ho detto, ragazzi, questo è quello che vi volevo dimostrare. Lui è come se mi aveste regalato 1 milione di euro, anzi, non a prezzo, no? E non so, vuoi che te ne leggo un Assolutamente pezzo, non sì, saprei. beh, questo è il più bel regalo, credo, che un professore possa Beh, ricevere. questo trafiletto, dai, senza Sì, leggerla sì. tutta. Scrivono, volevamo ringraziarla per tanti motivi, forse troppi da scrivere in una sola lettera. Ci ha accuditi, accompagnati in un percorso di crescita. E non parliamo solo di quella scolastica, che ricorderemo tutti con estremo orgoglio. Non solo ci ha spiegato le sue materie con amore, passione e dedizione, ma ci ha anche trasmesso i veri valori della vita. Ci ha insegnato che la diversità è ricchezza. Ci ha educato affinché riuscissimo a creare il nostro pensiero critico senza essere influenzati dagli altri. Ci ha aperto gli occhi sulle problematiche attuali,
facendoci così capire quanto importanti siamo, non solo come gruppo ma anche singolarmente. Ha fatto sì che ognuno di noi credesse un po' più in se stesso, aiutandoci a non cambiare se non per migliorarsi. Ecco, adesso anche rileggendolo, forse diciamo quello che dicevo anche prima, ecco, forse queste ragazze hanno bisogno di sentirsi valorizzate, cioè di scoprire chi sono pensando con la propria testa, non avendo paura di essere diversi. Sicuramente sarebbe meno violenza e sarebbero poi crescendo, no? Quindi occupando, no, un posto nella società, ci sarebbero degli ingranaggi sociali che funzionerebbero sicuramente meglio. Ma guarda, chiaramente la commozione arriva perché è talmente sentita, talmente vera, che non si può non rimanere, come dire, commossi profondamente. Questo è il risultato di un grande lavoro, quindi tu nel tuo piccolo fai tanto, quindi quella volta Riccione ti ringrazio per tutto questo, perché in realtà un mondo migliore lo si può avere solo se ognuno di noi dà il suo piccolo grande contributo. Penso proprio di sì. Poi così suona bellissima, poi ecco, bisognerebbe forse sì iniziare ad applicare questa cosa e vederne il risultato, però penso che sia esattamente così, anche perché, no, cerchiamo sempre la soluzione in altro, no? Ad esempio nella politica, no? In istituzioni, in gruppi organizzati, e poi ormai è evidente che non funziona più così bene questa cosa, il fatto di mettersi del proprio, con passione, secondo me un piccolo risultato lo può portare, e spero che anche, veramente, che anche i miei ragazzi, oltre ad avermelo scritto, la realizzino questa cosa. Guarda, nei miei ricordi di infanzia è sempre ben presente in me l'immagine dei miei insegnanti, ai quali io devo tutto, oltre la figura di mia madre, per cui so perfettamente quanto sia importante. Vedi, nel trafiletto che hai letto c'è il riferimento allo spirito critico, alla capacità di discernimento, cioè oggi manca tutto questo, si va verso un'omologazione, un appiattimento, certo, soprattutto dei sentimenti. Allora, quando tu hai eliminato piano piano, hai sfrangiato, hai tolto per arrivare a cosa? A una società che poi non può essere giudicata dai grandi, perché sono i grandi che evidentemente, certo, quel valore aggiunto e quel contributo non sono stati semplicemente in grado di darlo. Forse perché hanno dato per scontato, forse perché pensavano che non servisse a nulla. Qui mi appoggerei a Pasolini, no? Sono pasoliniano convinto. Pasolini, su questo tema, no, del pensiero critico, no, dell'omologazione, ci aveva detto delle cose fondamentali. Ormai sono 40 anni ed è un grande scrittore che è stato dimenticato, ma più in Italia che all'estero, perché in Francia ad esempio è venerato, noi invece l'abbiamo lasciato morire anche con infamia. E Pasolini ci aveva già messo in guardia, no? Dico una cosa che sicuramente tutti sanno, sulla nuova forma di fascismo, che è quella, no, della civiltà dei consumi, che ha come obiettivo togliere, no, omologarsi per toglierci il pensiero critico e farci diventare cose, consumatori, che sempre pronti ad ubbidire, no? E Pasolini diceva che è pure peggio del fascismo, perché nel fascismo almeno vedevi la violenza di chi ti bastonava, adesso per mantenere l'ordine e la disciplina non bisogna fare niente, basta secondare i nostri desideri di consumo. E stiamo vivendo questa cosa qua. No, l'uomo ha una dimensione di Marcuse, poi, e quindi penso, ecco,
lo sviluppo del pensiero critico sia estremamente fondamentale. E penso che la letteratura sia lo strumento proprio in assoluto privilegiato. Che apre il cuore e quindi forma l'anima. Sì, ma poi ti costringe anche a decifrare, no? Un testo, a pensare, a vivere anche più vite, medesimarti in più vite, quindi no? Abbracciare la diversità, l'altro, gli aspetti di te che tu non conoscevi. A diventare soggetto e non oggetto. Esattamente, esattamente. Bravo.